È stata un'altra giornata di allarme, quella di domenica, per il livello dell'Arno. Lo conferma il consorzio Alto Valdarno, che parla di vera e propria minaccia venuta dal fiume, esondato in diversi punti, a Poppi, poi poco prima di Buriano e a Bibbiena, in località Le Tombe e Le Chiane. Campi allagati, viabilità secondaria interrotta, le principali conseguenze in alcune zone, innumerevoli e consistenti danni riportati dalle opere idrauliche che potranno essere censiti in un secondo momento. Per il consorzio 2 Alto Valdarno la situazione è fin troppo chiara. Solo pochi giorni fa era stato compilato l'elenco dei guai creati dai nubifragi di novembre, circa 2 milioni di euro, la cifra giudicata necessaria per rimettere le cose a posto. Adesso alle erosioni di sponda, alle gabbionate travolte, alle palizzate sradicate, si sono sommate le conseguenze della 2 giorni di vento e piogge intensi. Purtroppo, rileva il consorzio, il sommarsi di più eventi meteorologici importanti ha contribuito ad aggravare le criticità preesistenti e ha aperto nuove problematiche da affrontare in modo tempestivo. La ripetitività di precipitazioni eccezionali di questa portata, che si susseguono in modo ormai ravvicinato, richiedono risposte strutturali e di bacino. E il livello dell'Arno crea apprensione anche per gli abitanti di Ponte Buriano, che anche nella giornata di domenica hanno seguito con preoccupazione l'evolversi della pioggia e l'innalzamento del livello del fiume, come dimostrano queste immagini. Una frazione, quella di Ponte Buriano, che non deve risolvere solamente la questione del ponte alternativo, ma anche il livello dell'Arno comincia a diventare una preoccupazione costante, visto anche l'intensificarsi delle piogge. Anche su questo fronte urge una soluzione piuttosto urgente.